Ciao a tutti da Diego di Tecnofan.it. Quest'oggi vediamo la video recensione dello smartphone ZTE Grand X Classic. Andiamo a vedere cosa offre la confezione. Vediamo lo smartphone subito in prima posizione. Nella scatola abbiamo il caricabatterie con il suo cavetto già collegato, il cavettino micro USB USB molto comodo e gli auricolari, che meglio lasciar perdere perché sono di una qualità piuttosto scadente. Mettiamo via la scatola e veniamo allo smartphone. Lo smartphone è, diciamo, il primo modello che ZTE ha creato con il suo brand. Si posiziona in una fascia di prezzo interessante, perché comunque viene 249 euro, e come caratteristiche tecniche ha all'interno un processore da dual core da 1 GHz della MediaTek con 1 GB di memoria RAM. La fotocamera nel retro è da 5 megapixel con il flash. Abbiamo il display da 4,3 pollici con risoluzione 960x540, quindi una risoluzione QHD. Il display non è male, anche se non ha un grandissimo angolo di visualizzazione, però diciamo che tutto nel complesso è un display accettabile. Al suo interno abbiamo 4 GB di memoria interna, poi dopo vi faccio vedere come è divisa. Sotto al display abbiamo 4 tastini capacitivi che servono per governare il sistema operativo Android. Sul lato sinistro dello smartphone abbiamo la porta micro USB e il tasto unico per il volume. Sul lato destro, come vedete, non abbiamo niente. In alto il tasto per l'accensione, spegnimento, blocco e sblocco display, il jack da 3,5 mm per gli auricolari audio. Come vedete, lo smartphone ha la cover nel retro in plastica, si leva con questo semplice gesto, adesso io non lo voglio levare. La plastica ha una bella rifinitura e, sentite, ha un buon grip. Qua in basso abbiamo due forellini che potrebbero sembrare due speaker, invece no, soltanto uno è lo speaker, perché l'audio esce soltanto da questa parte. Scusate per la voce, ma sono un po' raffreddato. Nella parte frontale non abbiamo la fotocamera per le videochiamate. Andiamo a sbloccare il device e vediamo innanzitutto subito l'interfaccia. L'interfaccia, come vedete, è la classica di Android Ice Cream Sandwich. Abbiamo al suo interno la versione 4.0.4, al momento non è conosciuto se ci sarà l'aggiornamento alla versione Jelly Bean. Premendo il tasto del menu dell'applicazione andiamo nel drawer e vedete, è praticamente uguale, identico. Cosa ha fatto ZTE? Ha personalizzato pochissimo, ha personalizzato queste quattro icone e poi abbiamo la possibilità anche di inserire uno sfondo video, ovvero noi possiamo scegliere un video in loop e questo andrà a impostarsi come live wallpaper, una funzione davvero carina che non mi sembrava di aver mai visto su altri smartphone. Come vedete, il menu è il classico di Android, teniamo premuto per inserire gli sfondi, mentre per inserire i widget dobbiamo andare nel menu applicazioni e selezionare widget. Vediamo subito come si comporta. Come ho detto, è un processore dual core che non è affatto male anche per quanto riguarda il browser. Andiamo ad aprire magari un nuovo sito, più andiamo ad aprire Repubblica. Intanto vi faccio vedere la tastiera. Di default abbiamo installata la tastiera TouchPal, che è una tastiera intelligente, che però vi dico subito che vi farà impazzire perché è molto molto lenta. Preferisco anzi la versione stock di tastiera. Usciamo, andiamo a vedere la versione classica di Repubblica. Il browser è il classico di Android Ice Cream Sandwich, con la possibilità di navigare a schede, di chiuderle facendo degli swipe. Qui abbiamo i nostri preferiti con i segnalibri, la cronologia e le eventuali pagine salvate. Ritorniamo alla Repubblica. Come vedete, la navigazione è abbastanza fluida. Pinch zoom funziona egregiamente. Possiamo fare il doppio tap.
Una cosa che ho notato è che dobbiamo premere un pochino più forte rispetto agli altri smartphone per far recepire il tocco del display. Come vedete, quindi browser buonissimo, proviamo a aprire una pagina, si riesce a navigare tranquillamente, diciamo non ci viene voglia di cacciarlo via quando navighiamo, è davvero un ottimo browser. Abbiamo anche la possibilità di utilizzare Google Chrome se vogliamo perché vi è installato di default. La cosa molto bella di questo smartphone è che abbiamo proprio Android Ice Cream Sandwich puro. Abbiamo veramente pochissime applicazioni installate al di fuori, diciamo, della versione stock. Abbiamo soltanto un gestore file e basta, il resto le applicazioni le ho installate io. Anche la radio FM, questo non volevo dimenticarmelo. Parliamo adesso della fotocamera. La fotocamera mi ha un pochino deluso. È una fotocamera da 5 megapixel che fa delle foto decenti, diciamo, in condizione di luce ottimale, in scatti ravvicinati. Questa è una farfalla che ho fotografato. Anche le macro, vedete, vengono abbastanza bene. Qui c'era comunque poca luminosità. Questo è Ralph, il gatto di mio fratello. E devo dire che sì, è decente, però magari mi aspettavo qualcosina di meglio. Vedete, questa è venuta molto buia, nonostante comunque era ancora giorno. Registra i video nel formato in HD 720, però in formato 3GP e i video sono piuttosto scadenti. Vediamo adesso come è lo speaker audio, perché ha uno speaker che devo dire è molto potente. Come ho detto prima, sentite l'audio esce soltanto da questa parte, se tappo questo non succede niente. Lo smartphone ha di default già installata l'applicazione Play Music, quindi davvero un'ottima scelta e un'ottima soluzione. Ho installato anche un giochino, vi faccio vedere come si comporta con i giochi, sono rimasto davvero stupito perché comunque questo dual core si dà da fare, si dà, devo dire che non ha assolutamente nessun tipo di problema con questo gioco, che comunque non è quel granché di grafica, però ho provato smartphone dual core che avevano davvero difficoltà a farlo girare. Vai. Teniamo il caricamento. Intanto vi parlo anche della batteria. La batteria è da 1800 mAh. Si fatica ad arrivare a sera con un uso un po' pesante dello smartphone. Comunque se lo usiamo magari non proprio pesantemente, riusciamo ad arrivare a fine giornata. Vediamo se riesco. Vale. Correre. Bene, come avete visto, il gioco devo dire si comporta egregiamente. Vediamo anche il lettore video, video player. Abbiamo la possibilità di leggere i film scusate, in AVI, ha delle difficoltà a leggere video in 1080 in MP4, perché se lo andiamo a riprodurre sentiremo soltanto l'audio, ma non vedremo nessun video. Mentre per quanto riguarda un video in AVI, come vedete, non ho nessun problema. È quello dei codici e del linguaggio del computer. È riuscito a ridurre i costi, è riuscito ad innalzare. Buona anche la parte telefonica, devo dire che è davvero molto buono dal punto di vista della ricezione e anche della pulizia dell'audio in chiamata. Vi faccio sentire anche come si comporta al viva voce. Adesso qua abbiamo sempre il solito nostro amico Pino, Pino il pinguino. Quindi davvero un'ottima
funzione, diciamo, per quanto riguarda la parte telefonica, perché difficilmente su smartphone così, diciamo, di basso costo, di fascia medio-bassa, ho trovato una qualità audio di questo livello. In conclusione, lo smartphone viene venduto. Ah, mi sono dimenticato, scusate, scusate, di farvi vedere un'altra cosa molto utile. Innanzitutto la memoria. Abbiamo uno spazio totale di 500 MB in questo caso e 2 giga. Questi 500 MB sono per installare le applicazioni, mentre questi 2 giga e rotti sono per, diciamo, i nostri dati. Inoltre, abbiamo anche la possibilità di scegliere dove installare le applicazioni, diciamo. Vedete, possiamo scegliere se utilizzare la memoria del telefono oppure la scheda SD. Questa è una funzione davvero molto molto interessante. Infine, per quanto riguarda gli aggiornamenti, se andiamo su Info dispositivo, gestione aggiornamenti del sistema, abbiamo la possibilità di aggiornare dalla SD, ovvero noi, o meglio, ZTE quando rilascerà l'aggiornamento, basterà infilarlo dentro alla nostra SD card, metterlo nel telefono da spento. Avviarlo nella recovery, vedete, selezionando questo, lui cerca l'update e flasha, quindi davvero una funzione molto interessante. Che dire, il prezzo di questo smartphone è ufficiale di 249 euro, tuttavia si trova sulle 190 euro, anche su internet, su Amazon ad esempio, e devo dire che non è affatto male, diciamo, per il prezzo, per i 190 euro, ho provato davvero davvero di peggio. Quindi questo ZTE Grand X Classic, scusate l'impappinamento, per il prezzo, per quello che offre, è un buonissimo compromesso. Un saluto da Diego, ciao.